Albo illustrato Il Maestro di Fabrizio Sirei e Simone Massi. Albo parla di un bambino che viveva nei campi con una famiglia di analfabeti. Successivamente viene portato a scuola, situata a Barbiana, dove trova il maestro Don Milani e impara a leggere e a scrivere. Don Milani si è laureato in una scuola di arte, però a 18 anni decide di diventare prete per aiutare i bambini. Ci sono maestri che masticano bambini e sputano uomini. Don Milani era uno di questi. Don Milani insegnava ai ragazzi anche dei mestieri. Quelli più grandi insegnavano ai ragazzi più piccoli. Insieme a loro Don Milani ha avviato molti progetti, tra cui la scrittura di un libro che si intitola Lettera ad una professoressa. In questo libro si fa presente che in molte scuole italiane di quel tempo vengono favoriti solo i ragazzi provenienti da famiglie più ricche e lui è contrario a quest'idea. Il motto di Don Milani era I care, cioè mi importa. Per lui essere docente voleva dire preoccuparsi delle esigenze di ogni studente, di aiutarlo tramite il dialogo e dargli tutti gli strumenti di apprendimento. I care! Sono stati fantastici, grazie all'importanza del bianco e del nero. Il nero rappresenta l'ignoranza delle persone, il bianco la speranza di Don Milani alle persone bisognose. Queste sono le frasi più importanti citate nell'albo. La luce è meglio del buio, un ospedale che cura sani e respinge malati. Il maestro di Fabrizio Sirei e Simone Massi, a cura di Giada Sasselli, Giulia Mandi, Matilde Nasta. Albo illustrato Il Maestro di Fabrizio Sirei e Simone Massi.